Bene, tra qualche minuto per venire al cimitero. Hai già preso accordi con il mio agente? Ti fai pagare per presenziare a funerali di sconosciuti. I mostri dei film passati erano, a parte i mostri, erano gli attori, i registi e gli sceneggiatori, erano dei mostri di bravura. E gli episodi erano, secondo me, allora erano un po' di fantasia, la fantasia poi è stata abbondantemente superata dalla realtà, quelli di adesso sono è piuttosto facile, perché insomma bisogna stare attenti a non esagerare nel raccontare i mostri di oggi, perché sono, le mostruosità sono esagerate, sono al di là di quello che si vede nei telegiornali, che delle volte si vedono delle cose reiterate quasi da non crederci. Però ci sono veramente tante mostruosità, quindi credo che sia stato non difficile per loro attingere in quel senso lì. Ma che cosa sarà successo? L'avranno messo sotto? Certo che l'hanno messo sotto, Stefania. Ma fai qualcosa, sei anche medico! Senta, sono chirurgo plastico, cosa faccio? Gli tiro le rughe, su! Domani mattina si portano via il televisore nuovo. Ho capito, ma chi? I ladri? Ma questo scemo, papà, i ladri ci avvertono prima che fanno un furto. Cioè, sono mostri dentro e non te ne accorgi, sono fra noi. Non è che, sai, se fosse la parola mostro identificasse soltanto all'esterno, l'esteriorità, uno li vede, no? Non è che il mostro sta lontano, ma il mostro è dentro e viene fuori improvvisamente. Quindi anche la persona più mite, come nel caso di molti episodi di questo film, la persona più tranquilla, Vizio, potrebbe improvvisamente ammazza uno. Cioè il mostro dovrebbe essere dentro Vizio che improvvisamente viene fuori, no? Quindi e si vede anche da fuori che... Nella società sono molto di più i mostri, siamo, perché un po' ognuno di noi ha qualcosa di mostro dentro, e sono molto di più di quello che abbiamo rappresentato noi nel film. Poi il film può essere un film comico, per cui prende un aspetto grottesco più che drammatico, perché se avessimo dovuto raccontare, non so, pensate ai telegiornali, qualcuno l'ha citato, Diego forse prima, insomma, non è che puoi dire le stesse cose, no, che ho detto io, se devi dire una roba diversa, no, si può anche non dire niente. Pensate se avessimo fatto un episodio su uno in Parlamento che mostra un cappio, o se avessimo fatto un episodio su una trasmissione televisiva in cui viene detto, senza che nessun giornalista riprenda il giorno dopo e con orrore, il fatto che c'era un medico che diceva che l'omosessualità è una malattia, un disturbo, e un anchorman famoso, non faccio il nome, sia un vespero, gli disse quasi ragione. Ecco, questi sarebbero stati degli episodi drammatici. Non sono troppi. Ma che troppo, guarda! Oh, 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 oh. Allora, un minimo di buon ton! Lo pretendo!